finalmente ci risiamo qui con un nuovo video. Oh, allora, non poteva mancare il video su Gianni Agnelli. In questi Centinaio. anni, mi pare 2 o 3 giorni fa, c'è stato il centenario, Due quando era? giorni fa, sì. Va bene, centenario della nascita di Gianni Giovanni Agnelli, detto Gianni, che tutti abbiamo conosciuto come l'avvocato Agnelli, no? Perché? Perché tu ridi, No, perché scusa? non è bastato. Non è massacro! Cioè, è una cosa incredibile. Guarda, io, allora, la prima sorpresa è, come dire, questo impiccio, no? Questo impiccio. Ecco. Allora, infatti, io l'ho trovato su gazzetta.it, no? E c'è scritto, proprio un articolo di questi giorni, c'è scritto: Agnelli era definito l'avvocato, sebbene vero avvocato non fu mai. Ma come? E dice, non ha mai preso, perché ovviamente era laureato in giurisprudenza, no? Però per arrivare al titolo d'avvocato bisogna sostenere un esame, no? Di abilitazione, se non erro, si chiama così. Allora, sai come se la aggiustò l'arcivescovo Poletto? Poletto, cioè. No, no, Polletto, che sarebbe un piccolo pollo. Poletto, una L Poletto. sola, mi raccomando, una L sola. Durante il suo funerale dice, è un nome d'arte, cioè nel senso era come un... Per esempio, il nostro amico Petrone viene chiamato anche il critico d'arte, no? Perché critica un po' tutto e tutti, allora, allora come un soprannome, no? Non è, ma in realtà veniva chiamato l'avvocato Agnelli, quindi se, allora, cioè, se tu lo chiami solo l'avvocato, vabbè, allora, l'avvocato in senso di soprannome, allora ci sta, no? Perché magari uno non è avvocato, però ha le sembianze da avvocato, no? Dice, nel senso, parla bene, è un italiano, come dire, molto, molto fluente, forbito di parole, di paroloni, no? Allora l'avvocato, no? Dice, quello è come un avvocato, no? E lui invece veniva chiamato l'avvocato Agnelli. Allora non è più un soprannome, scusami, caro cardinale Poletto, Polletto, senza, insomma, un L solo, un L solo. Va bene? Quindi, primo chiarito il primo impiccio, era un non avvocato. Va bene? L'avvocato Agnelli Ufficiale. era cioè l'avvocato non era avvocato. Allora, poi io ho ascoltato, cioè visionato e ascoltato due filmati video, va bene? Due filmati video, uno in cui c'è famoso giornalista Luigi Moncalvo, no? Luigi Moncalvo, il quale è uno scatenato contro la Fiat, contro gli Agnelli, soprattutto gli Agnelli, no? Allora, praticamente loro parla e lui parla di socializzazione, si parla di capitalismo protervo, va bene, lo chiama così, cioè il capitalismo di Gianni Agnelli è stato un capitalismo protervo, cioè la protervia, come dire, arroganza, no? Cioè, la protervia, in cui appunto caratterizzato dalla socializzazione delle perdite e la privatizzazione dei profitti. Cioè, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando le cose andavano male, la Fiat era in rosso, si scaricavano tutte le perdite sullo Stato e quindi su tutti i contribuenti e cittadini italiani, no? Quando invece le cose andavano bene, allora i profitti venivano socializzati, no, privatizzati, no? Cioè, nel senso, piglio tutto io. Così, no? Ecco, allora. Cosa interessante, questo signore, appunto, si chiama Moncalvo, è un giornalista di area centrodestra, cioè conservatore, bene? E ti dice queste cose: socializzazione delle perdite e privatizzazione dei profitti. Ecco, vediamo un po', andiamo all'altra parte, come la vede un noto filosofo torinese, mi pare, e tra l'altro, ecco, Moncalvo è piemontese, se non erro. Piemontese. Quindi, cioè, ora andiamo dall'altra parte, sempre in Piemonte si resta. Il noto filosofo e intellettuale Fusaro, mi ricordo come si chiama di nome. Diego. Diego, bravo, Diego, come Diego Maradona. Ecco, Diego Fusaro.
Diego Fusaro, il quale parla di comunismo capitalistico, no? Comunismo capitalistico con la socializzazione delle perdite e privatizzazione dei profitti, uguale. Quindi praticamente cambia il nome, invece capitalismo protervo, lui lo chiama Fusaro, capitalismo protervo, definizione di Moncalvo, e lui, Fusaro, lo chiama comunismo capitalistico, cioè nel senso che questo, diciamo, sistema prende il peggio del comunismo, cioè la socializzazione delle perdite, e il peggio del capitalismo, cioè la privatizzazione dei profitti. Ma allora questi partono da due punti di vista, da due posizioni totalmente opposte, vanno a finire nello stesso punto. Quindi vuol dire che è così, non c'è verso, capito? Non c'è verso. L'analisi è la stessa. E anche la definizione è differente, cioè capitalismo protervo e comunismo capitalistico, ma poi si arriva alle stesse conclusioni, cioè socializzazione delle perdite e privatizzazione dei profitti. Oh, ma l'è facile, siamo bravi tutti in questo modo, cioè quando le cose mi fanno male, oh Stato, vieni, vieni a soccorrermi. Quando le cose vanno bene, Stato, leati da coglioni. Ecco, questo è il sistema Agnelli. Fantastico, cioè questo è un genio della finanza e dell'economia. Un genio. A questo coso Keynes, lui a Keynes a tutti quanti gli fa un baffo, sto io, capito? Ecco, poi a integrazione di queste appunto note, no? Di queste note, c'è una famosa frase di lui, proprio di lui, del non avvocato, no? Non del nonno, cioè era anche nonno. No, poi tralasciamo la vita privata perché lì, cioè, ce ne sarebbe da dire, dico, non si finirebbe più. Vabbè, magari un giorno gli si dedica tutto un video d'un'ora, va bene, a costui. Ecco, però, diciamo, la sua visione politica era questa, è tutta riassunta in questa frase, cioè, perché ecco, lui aveva questa grande capacità, no? Di riassumere un concetto in una breve frase, illuminante, no? E senti che roba tirò fuori un giorno. Queste sono parole sue, eh? Verrà il giorno in cui, per fare le nostre riforme di destra, sottolineo, per fare le nostre riforme di destra, dovremo rivolgerci alla sinistra. Ed infatti è quello che è successo. No? Allora, in questa fase ti dice che intanto lui era uno di destra, non si era capito, che non era di destra. Allora. Quindi, per fare nostre riforme di destra, quindi io sono uno di destra, voglio fare le riforme, a me mi piace a me, dovremmo rivolgerci alla sinistra. Quindi vuol dire che è successo? È successo, quello che tutti si sa, no? Il Partito Comunista è diventato ultraliberista, no? Cioè dal 92 in poi. È sparito il Partito Comunista, comunque se, diciamo, il grosso del Partito Comunista è diventato tutt'altro, cioè una metamorfosi kafkiana, no? Cioè, sai la storia di Kafka, cioè uno diventa, si risveglia, diventa mi pare un insetto, una specie di sì, un mostro praticamente, no? Si risveglia, più o meno è così, insomma, no, io me la ricordo, l'ho studiata, se non mi ricordo addirittura alle medie, cioè, ce la fecero studiare, va bene? Ecco. Quindi, allora, a questo punto basterebbe questo per definire questo personaggio, no? Che, diciamo, un vero e proprio genio, ma io direi del bene, insomma, mi ha tanto, voglio dire. Cioè, eppure tu lo vedi incensato, lodato, elogiato da tutti i canali, come dire, di regime, di quelli principali dominanti, no? Un vanto Canali dominanti. per l'Italia. Un vanto per l'Italia, certo, addirittura un patriota, no? Disse, cioè, sì, un giorno mi pare, io trovo anche altre cose, un giorno si è vantato di essere andato in Russia, no? Dice, perché me lo chiedeva la patria, no? Una cosa del genere, è andato anche in Russia, va bene. Allora, e poi c'è, cioè l'epilogo, no? L'epilogo, praticamente, anche lui, pur avendo tutti i quattrini che ha, non riesce, come dire, a sopravvivere, perché ognuno di noi è destinato a tornare nella polvere, no? Come dice la Bibbia. Ecco. Allora, praticamente,
praticamente che succede? Succede che scoppia un bel casino in famiglia. Scoppia un bel casino in famiglia e aspetta. Eccolo qui. Allora, leggo dal sito di Dago Spia, no? Un articolo di molto tempo fa. Vediamo se riesco a trovare la data. Oh, allora, Dago Spia. 22 febbraio 2013, va bene. Margherita aveva ragione. Perché aveva ragione Margherita? Vediamo un po'. Margherita aveva ragione. Margherita si chiamava Agnelli. Gianni Agnelli ha nascosto un immenso patrimonio offshore. Offshore che vuol dire, letteralmente vuol dire in alto mare, cioè al largo, cioè alla larga dal fisco, capito? Alla larga, sì, beh, da chi? Come Dal diceva per fisco. te, in Ecco, qui c'è il, alto mare. so, il, poi c'è il sottotitolo, dice, senti, i PM. Per i PM ci sono molteplici indizi che portano a ritenere come verosimile l'esistenza di un patrimonio immenso in capo al defunto Giovanni Agnelli, le cui dimensioni e la cui dislocazione territoriale non sono mai stati definiti. Cioè ancora non si sa bene quanto abbia portato via, capito? È un segreto. No, ma è una cosa incredibile. E poi aspetta, quindi ancora non lo so, non sanno ancora. Non sono riusciti a quantificarlo, non sono riusciti a quantificarlo. E poi, aspetta, ho trovato un'altra fonte qui, si chiama mag24.es, no? ES, cioè vuol dire, è un sito, cioè scrivono dalla Spagna questi, ma sono italiani, no? Allora, 5 aprile 2018, questo è più recente, questo articolo qui. Dice Sky, il vergognoso documentario su Agnelli, decantano lusso e mignotte, ma non una parola sul più grande evasore e tangentista della storia repubblicana. E vai, capito che roba? Cioè, ma scusa, ma come mai tutte queste cose non vengono fuori alla Rai? Ma poi tu paghi il canone, voglio dire, cioè, lo pagherà solo Agnelli il canone? No, si paga anche noi, no? Allora, perché queste cose non vengono fuori? Verità scomode, non le Verità diranno, scomode, non le capito? diranno mai. E io, cioè, questo le da leggere tutto questo articolo. Ah, ecco, Pino Corrias riporta, ora vedo, riporta un articolo di Pino Corrias per il Fatto Quotidiano. Allora, leggiamo l'inizio e la fine, e poi tutto il resto si lascia a chi vuole appunto prenderne visione. Pieno di mediocri bugie e di notevoli omissioni, documentario americano dedicato a Gianni Agnelli, prodotto da HBO, regia di Nick Uher, che vuol dire gancio, Uher, letteralmente vuol Ma si dire gancio, chiama? sì, aggancia sì, i polli, ecco. Trasmesso da Sky, titolo Agnelli, andrebbe raccomandato nelle scuole di giornalismo per spiegare come non si fa un documentario sulla vita di un fortunato re, che ha cavalcato per una cinquantina d'anni in cima ai sogni dei poveri italiani. Ci è costato migliaia di miliardi lo sviluppo distorto dell'industria nazionale, la cecità all'ambiente, l'implosione del trasporto pubblico, la discutibile consolazione della motorizzazione selvaggia pagata con il cottimo di cambiali sonanti. Capito? E poi alla fine, ecco, andiamo alla fine, in cui dice. Nulla, infine, sulla sua cospicua eredità, no? Un'azienda sparita nel mondo con sede in Olanda, residenza fiscale a Londra, questa era la FCA, aveva cambiato nome, no? Quotazione a New York, stabilimenti a Detroit e in altri 55 paesi, oltre 4 miliardi di euro nascosti all'estero. La più stratosferica evasione fiscale, scovate niente meno e dalla figlia Margherita con batterie di avvocati e investigatori. Sì, perché praticamente la Margherita, avendo capito che lei aveva recepito una piccolissima parte dell'eredità, si è data da fare per scovare tutto il resto, capito? Gliel'avevano, come dire, occultata, va bene? Lui prima l'aveva occultata lui e poi quelli rimasti. Dettaglio che illumina di nero
tutto quello che è il documentario con innocui fuochi d'artificio oscura. Ecco, quindi praticamente, allora, non solo, va bene, non solo non è mai stato avvocato, va bene, non solo non era per nulla un progressista, no, tutt'altro è progressista, perché se uno ti dice per fare le nostre riforme di destra dovremmo rivolgerci alla sinistra, tutto almeno è progressista, perché tutto è un destro spaccato e può trasformare in destra addirittura quelli di sinistra, poi alla fine ci è riuscito, fantastico, no? Quindi un liberista, un ultraliberista, eppure poi, voglio dire, allora, socializzatore di perdite, privatizzatore di profitti e poi anche esportatore di capitali neri, cioè, ma questo bisogna farlo santo, eh? Ma scusa, si fa santo, abbi pazienza, si è visto il santo, visto chi hanno fatto santo, il primo papa, no? Che faceva, ne faceva tutti, noi si è fatto un video, no? Ma lui è un padre della patria, così bisogna, come dire, Agnè, allora noi lanciamo questo, come lo chiamano oggi, hashtag? Cioè la traccia, il cancelletto Agnelli Santo subito. Siamo in ritardo, è morto nel 2003. Siamo in ritardo di 17, no, di 18 anni. Sì, di 18 anni siamo in ritardo. Dice, è bello maggiorenne. Quindi uno, se l'è maggiorenne, il defunto l'è maggiorenne, bisogna farlo santo, giusto? Se non hai altro da aggiungere, in questa gioiosa conclusione, no? Che andiamo subito, anche perché poi ora l'Apple ha i rapporti con il Papa, non so se tu lo sai, capito? Sì. Hanno messo su, mi ricordo che cosa, una società, vabbè. Sicché allora l'Apple, dai, datti da fare, te che tu sei un sant'uomo, no? Giusto? È vero? È vero o no? Cioè rispetta tutti i comandamenti lui, no? Soprattutto quelli relativi ai peccati sessuali e via. Vai, allora, abbiamo finito. Non so, se non hai altro da aggiungere, No, per rimandiamo qui. ora. Non le sapevi queste cose qui, te su Agnelli? Non le sa. Dì, Sì, ma no, sai quanto le sanno? che era un'evasione, lo Ma so lo io. sai quanto ne sanno? Cioè, a far conto, ricordiamoci, Berlusconi teneva, dice Berlusconi se vuole fiscale. Scusa, ma a parte rispetto a lui, è un dilettante, ma ricordiamoci, chi teneva Berlusconi sul comodino? Accanto al letto, chi teneva? Teneva la foto della mamma, del babbo, dei figlioli? No, dillo te. Di Di Agnelli. Gianni Agnelli, bravo! Detto proprio da Come un Berlusconi, santino, capito? io. Appunto, santo come un santino e quindi santo subito, vai. A presto su questi schermi, sempre più irriverenti, sempre più impertinenti e sempre più. E mi raccomando, ecco, succederà più un mese, capito? E mi raccomando le mascherine, eh.